Ragazzi, mi trovo nel Parco delle Fucine in provincia di Brescia. Quest'acqua che vedete di questo meraviglioso posto, e in questo video vedrete anche tutte le immagini che ho montato di questa meravigliosa natura. Ragazzi, vi ricordo sempre: tanto rispetto per la natura, tanto rispetto per l'energia pulita che è idroelettrico, sole e vento, nient'altro ragazzi. Ebbene, mi trovo in questo parco oggi perché andremo a visitare una turbina Kaplan che è stata installata in questo corso e non disturba, non guasta minimamente l'estetica, la bellezza di questo posto, ma soprattutto non inquina. È un generatore posizionato su questo corso in un punto dove non dà fastidio, l'acqua è derivata e rientra nello stesso senza inquinare, senza dar fastidio, e produce tanti tanti kilowatt. Ragazzi, questa è la forza dell'acqua 24/7, cioè tutti i giorni, per 7 giorni della settimana, l'acqua produce energia. In questo meraviglioso parco vedremo anche tante immagini naturali. Iscrivetevi al canale e buona visione. Ragazzi, questo è il punto di prelievo dell'acqua sulla turbina. Vedete là in fondo c'è questa turbina Kaplan, c'è lo sgrigliatore. Prima c'è una griglia grossa, diciamo, per tronchi di un certo livello, dopodiché c'è lo sgrigliatore che ferma tutti i rami, le foglie e quant'altro. Sulla destra si vede anche, per rispettare la natura, che c'è la risalita delle trote, cioè un punto, visto che c'è una caduta qua di qualche metro, le trote per risalire hanno bisogno di un loro punto naturale, che non è certo una turbina. Quindi c'è anche in questo impianto idroelettrico il rispetto della natura. Dopodiché vedete il muretto di massimo livello, dove c'è la massima potenza della turbina, oltre la quale l'acqua sfugge e sorpassa la turbina andando sempre verso il torrente in discesa. Bene, Andrea, dal ponte abbiamo fatto vedere agli amici del canale quella che è la turbina vista dall'alto, dove c'è lo sgrigliatore, eccetera. Spiegaci un attimo, siamo proprio qua davanti adesso. Sì, allora Gianni, questo è un piccolo impianto idroelettrico ad acqua fluente. Cosa significa? Che si deriva dall'acqua da un torrente. Qua siamo in una situazione di montagna, quindi un piccolo torrente che ha una portata, posso dire, piccola, quindi basta, parliamo, certo. Parliamo non un po', ecco, quindi parliamo di qualche centinaio di litri al secondo, derivando in una vecchia presa esistente che era al servizio di un mulino, di una fucina antica. Quindi, andando a recuperare quelle che erano alcune parti di questo vecchio impianto, è stato costruito questo impiantino idroelettrico. Qui ci troviamo appunto nella travata e all'opera di presa, e come vedi qua abbiamo alle spalle lo sgrigliatore col nastro trasportatore, dove entra l'acqua nella tubazione, nella condotta forzata, e sulla griglia andiamo a pulire con un nastro a pettine tutto quello che sono i detriti, i rami che si accumulano lungo il torrente. Cioè, cari amici del canale, voi dovete sapere che quando c'è un forte temporale, questi fiumiciattoli si riempiono di detriti, che sono detriti fondamentalmente galleggianti, quindi tronchi, legna. Ebbene, quello che avete visto a monte serve a bloccare proprio i tronchi, dopodiché la legnetta, i rami, le canne di bambù, eccetera, vengono sgrigliate. Cioè, qui c'è l'entrata dell'acqua nella parte inferiore, la parte superiore viene pulita e attraverso il tapis roulant tutti i detriti vengono espulsi. Allora ragazzi, questa è la turbina che oggi andiamo a descrivere, è una Kaplan. Tutti i dettagli anche qui per dare cultura a questo canale, il tempo di iscrivervi, e con Andrea andremo ad analizzare questo impianto. Buona visione. Questo è lo sgrigliatore, vedete che tutti i detriti vengono portati in alto, cadono su questo tapis roulant che pian piano li trasferisce in questo punto di raccolta. Lentamente e incessantemente mantiene sempre pulita l'acqua d'ingresso di questo impianto. Il tubo che vedete è esattamente il passaggio dell'acqua in questa condotta forzata, che fa questa curva ed entra in questo manufatto, che è esattamente quello che andremo ad analizzare adesso, cioè il contenitore della nostra Kaplan. Ragazzi, ci troviamo all'interno del locale che ospita questa turbina Kaplan, che abbiamo, grazie Andrea, per l'occasione fermata, perché qua il rumore è abbastanza infernale. L'abbiamo fermata, ma ragazzi, la poca acqua che continua a insistere non ci permette l'arresto totale. Difatti il rumore che sentite è comunque l'asse di rotazione
che per inerzia andrebbe avanti ancora un'oretta, giusto Andrea? Sì, esatto, all'incirca si svuotano tutte le condotte della macchina, i residui. Adesso Andrea, lascio a te la parola, descrivici questa turbina, la potenza, l'installazione e quant'altro. Allora Gianni, come ti stavo dicendo, qua ci troviamo in un impianto mini idroelettrico. Con mini idroelettrico generalmente si intendono quegli impianti sotto i 100 kW. In questo caso si tratta di una turbina Kaplan intubata, assiale, con una potenza massima di 99 kW. Le caratteristiche tecniche di questa macchina Kaplan sono un salto di circa 9 metri. 9 metri, quindi questo quindi è potente quanto quella di Schio. Grosso modo, sì, sì. Però ha una potenza maggiore in salto, meno acqua. Esatto, quindi qua ci troviamo, essendo un torrentello di montagna, con più salto, quasi il doppio, però molta meno acqua. A Schio avevamo quasi 2 metri cubi, qua difficilmente si va sopra il metro cubo di acqua. Però il vantaggio di una Kaplan, in questo caso, rispetto ad una turbina Francis, è che essendo molto più moderna come macchina, la Kaplan ha una regolazione, un range di regolazione lungo quello che è la portata disponibile del torrente molto più ampio. Questo ci permette di andare a lavorare anche con una portata disponibile del 20% ad esempio, senza perdere particolare rendimento. Riusciamo a ottimizzare la portata dell'acqua garantendo un minimo funzionamento ma comunque continuo. Esatto, quindi un funzionamento molto più elastico, sicuramente più adatto ad un torrente a regime torrentizio, per l'appunto discontinuo, che varia in base alla giornata di pioggia, in base al periodo, con una portata molto variabile. Adesso l'abbiamo spenta, dopo la riaccenderemo per vedere anche il funzionamento delle pale flottanti. Certo. Direi di andare sul software, che qui ragazzi è molto bello, molto estetico, molto fatto bene, anche per tutti quelli che come voi amano anche quella che è l'estetica visiva del funzionamento elettronico. Andrea, ci descrivi? Guarda Gianni, come in ogni impianto di questo tipo serve un sistema di controllo e monitoraggio, quindi c'è un PLC addetto a tutte le funzioni della macchina, che quindi regola quelle che sono l'apertura, il parallelo, la regolazione dei giri e anche poi il monitoraggio di tutti i grafici per vedere durante i giorni, durante la settimana, quello che sta producendo. Bene. Qui ti faccio vedere Gianni, vieni con me, il display di controllo del sistema. Qua vedi un layout di quello che è la nostra turbina, quindi abbiamo l'ingresso dell'acqua da tutto quello che è la condotta forzata. In asse, nella parte bassa della turbina, abbiamo la nostra ruota, la nostra girante della turbina Kaplan, mentre in giallo vedi le pale direttrici, le chiamiamo le pale direttrici. Queste mi permettono di regolare la quantità di acqua disponibile, quindi aprendo o chiudendo più o meno acqua su quella che è la ruota Kaplan, io vado a decidere qual è la potenza che voglio generare in base all'acqua che ho disponibile. Perfetto, sei riuscito Andrea a produrre anche gli effettivi kilowatt massimi di questa turbina? Ma guarda, dipende sempre dall'acqua che c'è. 2024 quest'anno è un buon anno di acqua, l'acqua è molto discontinua, quindi non è come il sole che ci permette di avere statisticamente quasi tutti gli anni la stessa produttività. Indubbiamente, certo. Abbiamo produttività che vanno più o meno anche dal 50% tutti gli anni. In questo caso generalmente giriamo attorno ai 20 kW di potenza, abbiamo visto picchi massimi di 60 kW, ecco. Perfetto. A dire il vero stiamo valutando una sostituzione di questa macchina, nonostante sia una Kaplan che, come ti ho detto, permette una regolazione molto molto di fino, vogliamo metterne una ancora più piccola che ne raggiungerà i 40-50 kW massimo. Quindi sei sicuro di garantirti questa efficienza quasi continua? Questo mi permetterà di guadagnare ancora più rendimento alle basse portate, quindi perfetto, quando gireremo con poca acqua riusciamo a guadagnare qualcosa. Ecco, hai visto che comincia a fermarsi, sì, anche la macchina. Lo stiamo vedendo che la turbina oramai ha dei giri che sono bassissimi, sta arrivando alla fine corsa, bello il momento di arresto, qua c'è tanta inerzia, ragazzi, qua parliamo di tonnellate che devono fermarsi, una volta fermata poi vedremo anche la ripartenza. Bene, ecco, vorrei vedere, non so quanto durerà ancora, questo sembra che va piano ma non si ferma mai, quindi questo è quanto. Andrea, qui vedo che c'è un altro grafico, tra l'altro molto bello, elegante, diciamo, a livello anche estetico, e puoi descriverci un po' qualche aspetto anche elettrico, tecnico di questa turbina? Sì, allora Gianni,
Questa turbina, come quella che abbiamo già visto, ha sempre un generatore motore di tipo asincrono, quindi la parte di controllo è tutto sommato molto semplice. C'è un rifasatore, che è questo apparecchio, che controlla il cosfì della generazione e va ad inserire più o meno condensatori di rifasamento. Dopodiché un semplicissimo multimetro che mi monitora la tensione di rete e quindi anche il corretto momento di giri e frequenza per andare a parallelarsi, quindi l'interfaccia CEI. Il PLC con tutto il pannello di controllo mi permette di controllare le percentuali di apertura della macchina, le temperature, i livelli del fiume, del torrente e tutto quanto. Adesso ti faccio vedere quanto è semplice con un sistema di questo tipo controllare una macchina di questo tipo. Vuol dire che facciamo la ripartenza? Facciamo la ripartenza. Hai schiacciato un solo tasto e stiamo partendo? Esattamente. Ragazzi, abbiamo aperto la mandata, la turbina inizia a girare. C'è un primo ingresso di acqua e adesso vi farò vedere quelle che sono le aperture delle alette flottanti che permetteranno all'acqua di passare e di attraversare quindi la Kaplan. Questo è molto interessante, ragazzi. Qui vediamo la rampa di salita dei giri per minuto che stanno salendo mentre si sta adattando al flusso di acqua e fra un po' si apriranno anche le palette. Ragazzi, questo è il pistone olio dinamico che sta spingendo, adesso vedrete nel conto alla rovescia che parte e pian piano il suo spostamento farà aprire la turbina, il flusso alla turbina. Sono fantastiche queste dirette di questi meccanismi imponenti, importanti. Ecco Gianni, se stai notando si stanno aprendo pian pianino, si stanno aprendo molto lentamente. Sì. Siamo a 670 giri e dobbiamo arrivare a 750. In base al numero di giri adesso si sta creando il parallelo con la rete, dovremo arrivare intorno ai 760 giri, siamo a 730. Le alette si stanno aprendo in maniera talmente lenta e ho cercato di filmarle, ma ovviamente è molto importante che si aprano molto lentamente per evitare botte. Ecco qua. Questa botta che avete sentito era il passaggio in connessione alla rete. Qui vediamo la produzione in kilowatt in salita. E ragazzi, l'acqua, ovviamente avendo le fermate, è al massimo livello e vedete che i kilowatt progressivamente stanno salendo. Vediamo la salita, ragazzi, siamo oltre 10 kW di potenza. Vediamo che la potenza è salita oltre 15 kW e ragazzi, la portata dell'acqua, siamo a 280 litri al secondo. Ragazzi, siamo arrivati a quasi 20 kW, il livello ha cominciato a scendere, la portata è di circa 328 litri al secondo e la turbina si sta adattando alla nuova quantità di acqua disponibile, pian piano scenderà per stabilizzarsi. Ragazzi, questo è il punto di sfogo, cioè il canale di scarico dove l'acqua che ha fatto girare la turbina esce violentemente e ritorna sempre sul fiume. Qui vediamo la risalita delle trote che è stata fatta proprio per rispetto della natura, in modo che abbiano anche i pesci il loro corso naturale. Allora ragazzi, anche questo video è in chiusura, abbiamo visto un'altra turbina, la Kaplan. Potenza, qui noi abbiamo visto non sono potenze esagerate, ma in un torrente da un punto all'altro il posizionamento di queste turbine che non guastano con l'estetica, perché sono anche poi carine da vedere con i loro manufatti di mattoni antichi come sta facendo Andrea eccetera, diventano parte integrante di un territorio, soprattutto inquinamento zero, potenza della natura. Andrea, io ti lascerei a te le ultime parole per questo video, così andiamo in chiusura. Beh, innanzitutto Gianni, grazie di venire a trovarci, grazie per quello che fai per trasmettere le informazioni di quello che significa l'energia rinnovabili. L'idroelettrico che stai approfondendo con noi in questo periodo, come vedi, è particolarmente affascinante e può essere visto sotto tanti punti di vista. Il mini idroelettrico, come in questo caso questi piccoli impianti che si possono fare sul territorio, tante volte vanno a recuperare delle situazioni come dei vecchi mulini, delle vecchie fucine, dei vecchi canali che possono essere valorizzati in modo migliore recuperando quella poca energia, perché comunque sono piccoli impianti, ma che comunque è pulita. È vero una cosa, che comunque
come tu sai, purtroppo in Italia è un po' difficile mettere assieme tutti questi permessi burocratici per arrivare al dunque di questi piccoli impianti. Che non è oggetto di questo canale. Però diciamo che è un po' la nostra speranza anche trasmettere quanto sia comunque importante mantenere questi piccoli impianti, proprio perché per quanto piccoli valorizzano il territorio, quindi è giusto che anche la burocrazia tenda pian piano a semplificarsi, e noi questo ce lo auguriamo. Questi piccoli impianti, oltretutto, al di là di recuperare il territorio, fanno anche una cosa che è sempre più interessante, cioè la generazione distribuita, che ci tengo a dirlo. Significa che anziché avere una grandissima centrale lontana, si blocca e non fai più niente. Esatto, sul territorio sono sparsi tanti piccoli impianti in grado di autoprodurre l'energia. Una centralina come questa, che fa i suoi 20-30 kW, è in grado comunque di alimentare tutta la frazione di questo piccolo paese di montagna. Assolutamente sì. Questo è un messaggio importante, perché è un po' un messaggio di solidarietà, cioè tante turbine piccole, tanti pannelli fotovoltaici, tutto questo contribuisce sicuramente a dare una ridondanza, cioè un'emergenza anche in caso di calamità, e la comunità qui che viene fornita da questi 90 kW massimi, che poi scendono nella normalità 50, 40 eccetera, è comunque un grande contributo. Grazie Andrea veramente per quello che stai facendo. Gianni, sono sicuro che i tuoi follower apprezzeranno tutto questo che stai facendo, quindi non posso dire altro che iscrivetevi al canale di Gianni e continuate a seguirci. Allora, caffè pagato ragazzi, grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi come ha detto lui a questo canale se è vostro piacere, e ci vediamo al prossimo video.